Non voglio ombre, perché qui siamo di fronte a un omicidio e l'obiettivo è trovare la verità. Voglio essere sicuro che la persona che andrà in carcere sia l'assassino. A mio avviso, Alice è morta in quella campagna. Non so però in che modo sia morta, forse è stata aggredita. Nicholas Negrini, marito di Alice Neri, parla della donna scomparsa nella notte del 17 novembre scorso e ritrovata morta il giorno dopo nelle campagne di Concordia, nel Modenese. Il corpo di Alice era nella sua macchina che era stata data alle fiamme. L'uomo è andato diverse volte sul luogo della tragedia, alla ricerca di risposte alle domande che lo perseguitano. Si è guardato attorno. Ha immaginato i momenti orribili in cui sua moglie veniva uccisa. Ed è convinto che il crimine sia avvenuto esattamente dove sono stati ritrovati la macchina e il corpo. C'è un reperto importante che deve ancora essere analizzato, forse il più importante, che secondo Nicholas Negrini e i suoi avvocati ed esperti potrebbe aiutare a identificare l'assassino. È la tanica di benzina trovata dove la macchina di Alice è stata data alle fiamme. Su quel contenitore è stata isolata un'impronta parziale di una persona. Chi ha sollevato quella tanica è il colpevole e ha lasciato la sua impronta? Dice Matteo Neri, fratello di Alice. Potrebbero esserci anche più personaggi implicati nella vicenda. La traccia sulla tanica dell'olio esausto potrebbe effettivamente appartenere all'assassino di Alice. L'ha maneggiata per dare fuoco all'auto della donna. Tuttavia, questa traccia non è l'unica su cui indagare. La spallina del reggiseno di Alice, trovata vicino alla macchina, suggerisce che la donna sia arrivata viva in quelle campagne e poi sia uscita dal veicolo. Questa teoria è supportata anche dal ritrovamento di una sigaretta per vaporizzatore con il bordino azzurro, esattamente quelle che fumava Alice, trovata a poca distanza dall'auto. Entrambi questi reperti sono stati analizzati. Sul reggiseno è stato isolato un DNA misto, cioè quello di Alice mescolato a quello di un altro uomo al momento sconosciuto. Anche la sigaretta è stata esaminata. Oltre al DNA di Alice, c'era anche una traccia di quello di Mohamed Galul. L'uomo rimane l'unico sospettato dell'omicidio e attualmente è in galera per l'omicidio della giovane. Per gli investigatori sarebbe un'ulteriore prova che fu lui l'ultima persona a vedere viva la donna quella notte per poi ucciderla. Secondo il racconto di un testimone, Mohamed e Alice si sarebbero scambiati un bacio. E per questo nemmeno il suo DNA sul mozzicone di sigaretta sarebbe una prova certa della sua colpevolezza. Potrebbe esserci finito a seguito di quel bacio. Per scoprire la verità, oltre agli esami scientifici, serviranno accertamenti su tutte le persone che frequentavano la donna nell'ultimo periodo. Stava vivendo un momento di crisi nella relazione con suo marito e si vedeva con diversi altri uomini. Il giorno della scomparsa, al mattino, era stata in un bar con un collega di lavoro che la corteggiava. L'uomo non sembra essere coinvolto nella vicenda. Gli investigatori affermano che era a casa quando Alice veniva uccisa. Verso le 20, la donna era andata al locale di Concordia a prendere un aperitivo con un altro collega di lavoro e sarebbe rimasta con quest'ultimo fino alle 3:40 di notte. Resta indagato, ma sarebbe estraneo ai fatti. Dopo sarebbe uscita per tornare alla sua macchina nel parcheggio e avrebbe fatto salire Mohamed Galul. L'uomo afferma di averle solo chiesto un passaggio verso casa. Il tunisino non ha negato di essersi intrattenuto con Alice per un po' di tempo quella notte, ma sostiene di non essere mai andato con lei nella campagna dove la giovane è poi morta. Ci sono altre persone nella vita di Alice Neri che nemmeno gli investigatori conoscono ancora? Si indaga anche in quella direzione.